Bentrovati, bentrovati ancora in diretta su Tele4 in questa nostra diretta meridiana subito dopo il telegiornale. Qualche istante fa, per chi seguiva il TG, andato in onda un estratto di una trasmissione di Giovanni Marzini del 1979, quando Dado Lombardi insomma, diciamo così, lanciava l'obiettivo promozione dicendo: Rich Lowrell mi ha fatto una promessa. Ora vi facciamo sentire invece il servizio completo, che oltre a trarre dagli archivi questa piccola perla, poi racconta quella che è stata la carriera di Dado Lombardi. Volevo dire, scusa, volevo dire una cosa molto importante. Medioevo. Penso che questo applauso se lo meriti, perché è veramente una grossa stella, è una grossa stella di prima grandezza, anche se ho detto che nel cielo di Trieste ci sono due stelle, lui e James. Però in questo momento voglio riconoscere che Rich ha vissuto con noi 2 anni e diciamo che l'anno scorso mi aveva promesso un campionato, noi che saremmo arrivati a un campionato di alto livello. Io mi auguro che lui mantenga la promessa, mi auguro che in questo giorno, che noi di regola mettiamo tutti i nostri regalini sotto l'albero di Natale, che Rich Lowrell ci porti in A1, che secondo me è determinante. Ecco, quindi facciamogli un applauso. La promessa, coach Dado Lombardi, il genio del basket Rich Lowrell la mantenne come? Quell'Hurlingham volò nella massima serie, e questo è il Dado che a Trieste tutti ricordano. Un personaggio unico nel suo genere, burbero e scherzoso, urlatore e abile anche con qualche bluff a gestire talenti e situazioni complesse. Fu l'allenatore che aprì la nuova epopea della palla spicchi giuliana dopo i trascorsi più antichi della ginnastica triestina e del dopoguerra. Non era più pallacanestro ma basketball. Gli americani facevano impazzire di gioia Chiarbola, con attorno un nucleo di talenti nostrani e non foltissimo, da Meneghela, Baiguera, Pozzecco, Tonut, Ritossa, Pieri, Scolini e tanti altri. Il livornese, che da giocatore fu inserito nel quintetto ideale delle Olimpiadi del 60 a Roma e per 2 volte fu miglior realizzatore del campionato italiano con la Virtus, da allenatore conquistò 2 promozioni in A1 con Trieste, trasformando l'appuntamento in palazzetto in fenomeno sociale, in vero e proprio innamoramento. È scomparso a 79 anni, lasciandoci in dote soprattutto la sua grande umanità. Dal 2007 è inserito nella Hall of Fame italiana del basket e il comune di Trieste potrebbe pensare presto di dedicargli una struttura sportiva, come ci è stato riferito dall'assessore allo sport Giorgio Rossi. E insomma, bei ricordi per tanti tanti triestini, un grande allenatore e un grandissimo giocatore, perché questo molti poi se lo sono dimenticati con il passare del tempo, ma è uno che ha giocato le Olimpiadi contro Jerry West nel 60 a Roma ed è stato inserito nel quintetto tipo di quella manifestazione, 2 volte capocannoniere italiano in A1, quindi insomma veramente un personaggio sia in campo che in panchina da ricordare. Probabile che il comune di Trieste gli possa intitolare una delle prossime strutture sportive che verranno inaugurate, forse la palestra di San Giovanni è una delle possibilità. Comunque, proseguiamo su un altro fronte, quello dell'immigrazione. Perché? Perché c'è polemica attorno all'ordinanza del Tribunale di Roma, precisiamo un'ordinanza, non una sentenza, relativamente a quelli che sono gli accordi Italia-Slovenia sulle riammissioni dei migranti. Stando alla sentenza che ormai, se avete visto Tele4, conoscerete, questo tipo di accordo sulle riammissioni violerebbe, stando al Tribunale di Roma, l'articolo 10 della Costituzione italiana. Dunque il caso di specie del profugo pakistano diventerebbe sostanzialmente un caso di scuola per tutti gli altri migranti che arrivassero in Italia in futuro e come dire, venissero respinti da parte delle autorità italiane con questa procedura in cui vengono riammessi in Slovenia. Nel telegiornale, se lo avete seguito, avete sentito le specifiche proprio di quello che è il ricorso dell'ARCI, proprio le parole
parole utilizzate nella ricostruzione. Ora io vorrei andare a sentire invece, abbiamo una telefonata? Allora sentiamo la telefonata subito dopo, abbiamo preparato un estratto del presidente Fedriga che ieri è andato giù abbastanza chiaro e duro su questa situazione. Subito dopo sentiremo la replica di Gianfranco Schiavone, che non solo è presidente dell'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, ma è anche nel direttivo dell'Argi, che ha proposto questo ricorso, società che viene presieduta dall'avvocato Trucco di Torino. Telefonata e poi proseguiamo. Pronto? Pronto? Prego. Ho telefonato prima, sono Germani Francesco. Sì, prego, è in onda. È in onda? Ecco, niente, volevo ringraziarvi del servizio che avete fatto sui Lombardi, che mi credo che avevate pensato prima che telefono io. Sì, era già pronto, lo stavamo proprio montando mentre lei credo abbia chiamato un collega. Prego. Sì, niente, volevo ringraziarvi del servizio che avete fatto. Lei, se non sbaglio, era proprio il presidente dell'Ardinga dell'epoca, o sbaglio? Ero vicepresidente, consigliere, siamo stati insieme a Zarateo in America a vedere. Abbiamo una storia lunga, ecco. Certo, la sento commosso per la scomparsa di Dado, che era un personaggio insomma più unico che raro. Sì, vi ringrazio tanto. Grazie. Grazie. Grazie, un forte abbraccio a tutti coloro i quali hanno conosciuto, hanno lavorato insieme a Dado Lombardi, alla famiglia e a tutti i giocatori che tra l'altro ritroveremo nel Caffè dello Sport di lunedì. Dovrebbero esserci gli amici Alberto Tunut e Ritossa in studio, potrebbe esserci anche una presenza di Rich Lowry, che comunque è in città in questi giorni. Insomma, vedremo quello che riusciremo a organizzare per lunedì, per ricordare questo emblema della storia del basket triestino di quegli anni, no? Tra la fine 70 e gli inizi degli anni 80. Allora, torniamo a quello che era l'argomento che avevamo lanciato, la questione immigrazione, mettiamo se possibile anche il titolo che avevamo in qualche modo deciso dietro le quinte, ovvero respingimenti, sospese le riammissioni, migranti sospese le riammissioni in Slovenia. Questo è il titolo che così lo andiamo a impostare anche in regia, per partire con questa pagina di confronto tra opinioni, che è quella che è stata un'ordinanza del Tribunale comunque oggetto di pareri discordanti. Da una parte il Presidente della Regione Fedriga dice chiaramente, no? A, non sono d'accordo, B, ha dei rilievi da fare anche su quello che sta attorno a questa decisione. Dall'altra parte invece, come dire, una vittoria per le associazioni che si occupano di migranti, di profughi, di accoglienza sul territorio, che sentiremo poi con le parole di Schiavone. Iniziamo con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. C'è la sentenza sulle riammissioni in Slovenia, no? Lei l'ha definita surreale. Sì, ma e qua siamo veramente in una situazione incredibile. Cioè, la sentenza dice che noi non possiamo fare le riammissioni in un paese europeo. Cioè, viene un cittadino che entra irregolarmente in Italia, perché stiamo parlando di un immigrato che entra irregolarmente nel nostro paese. C'è l'accordo con la Slovenia per fare le riammissioni in Slovenia, e se uno sta scappando da una guerra, pensa di essere perseguitato, deve fare la domanda ovviamente in un posto sicuro, ma non andare dove gradisce, perché allora non è più una tutela che è da dare a queste persone che scappano da guerra e da altro, ma semplicemente questo vuole andare nel paese che preferisce all'interno dell'Unione Europea, in questo caso l'Italia. Noi cosa facciamo? Le riammissioni, cioè, se vuoi avere la protezione, fai domanda in Slovenia, primo paese d'ingresso dell'Unione Europea. Non vedo nulla di straordinario, di così, come ho sentito dei commenti veramente incredibili e offensivi verso la polizia del nostro paese, che io ringrazio sempre, offensivi e vergognosi. Ho sentito dei commenti offensivi e vergognosi. Io mi auguro che anche qualcuno delle forze dell'ordine, qualche vertice nazionale, prenda anche dei provvedimenti verso le ingiurie e le diffamazioni che vengono fatte verso la polizia di questo paese, perché è dovere tutelare l'onore e l'onorabilità del corpo di polizia dello Stato. Detto questo, rimandarli in Slovenia, fanno domanda di protezione, è un paese europeo dove sono riconosciuti tutti i diritti, facendo parte dell'Unione Europea, già questo lo dice. Invece no, si è arrivati in una situazione nella quale un paese dell'Unione Europea è considerato paese non sicuro. Se queste sono le premesse, vuol dire che non ha diritto di stare nell'Unione Europea. Non so se è chiaro. Dall'altro lato invece abbiamo Francia e Austria che fanno le riammissioni in Italia per quelli che arrivano dall'Italia, rispettivamente in Francia e in Austria.
Quindi noi siamo arrivati in una situazione nella quale le persone che arrivano in Italia da altri paesi devono rimanere in Italia, quelle che vanno via dall'Italia per andare in altri paesi devono tornare in Italia. Magnifico. Poi devo dire, lo dico chiaramente, mi sorprende che tutti questi ricorsi siano organizzati dall'ARGI, l'Associazione Giuristi per gli Studi sugli Immigrati, di cui il vicepresidente è anche il presidente di una cooperativa che accoglie immigrati sul territorio triestino e servizio per il quale prende milioni di euro quella realtà. Adesso a me sembra un po' strano, no? Cioè chi si mette a servizio dello Stato ed è fornitore dello Stato per un servizio che eroga per la gestione di migrati è quello che denuncia e collabora tramite un'altra associazione per denunciare lo Stato se svolge legittimamente, come ritiene un ministero tutto degli interni, che non è neanche della Lega, voglio ricordare sommessamente, le sue funzioni. A me non sembra un paese normale. Posso dire che non sembra un paese normale? Io normalmente non do incarichi a soggetti che sono in causa con la regione, normalmente. Non do in causa perché ci sarebbe un conflitto di interesse. Adesso mi sembra quanto particolare che un soggetto, seppur è vero che uno è presidente, l'altro vicepresidente, un altro soggetto, ma sono sempre le stesse persone, che mettono a disposizione gli avvocati per far causa e dopo casualmente qual è il risultato di questa causa? Che possono entrare più immigrati irregolari e chi li gestisce, magari, dico così, è un'ipotesi, magari li gestisce quella realtà e prende i soldi dallo Stato quella realtà che con l'altro braccio ha fatto la causa. Ma, però Presidente, cioè, è un po' la strano. Conseguenza... Adesso, dopo tutto uno può pensare come vuole, è un po' strano, diciamo. Possiamo dire che è un po' strano. No. Però la conseguenza qual è? Cioè, io torno a quella domanda lì, riguarda il caso La conseguenza specifico... è che abbiamo messo un cartello con scritto prego venite, sappiate che lo Stato italiano non ha nessun'arma di difesa, chi vuole entrare regolarmente prego avanti, prego entrate, perché è una situazione insostenibile e poi il pubblico, quindi i cittadini che devono pagare. Pagare chi? Quelle realtà che dopo con l'altro braccio fanno le cause per far entrare tutti. Magnifico, magnifico. Poi c'era la contestazione che il giudice, diciamo, che ha deciso al Tribunale di Roma, era presente a un dibattito, l'abbiamo detto anche ieri sera, no? In cui si contestava i decreti di sicurezza di Salvini. Però insomma, vabbè, questo è un dato di fatto. Non è vabbè. È un dato di fatto. Non è vabbè, cioè che libertà c'è del giudizio? Io ricordo un altro fatto che sempre quest'Argi aveva denunciato la Lega perché aveva fatto dei manifesti con scritto clandestini. Non si può utilizzare la parola clandestini. La Lega è stata condannata da chi? Da un altro giudice che faceva le conferenze con chi? Con Argi, quelli che hanno denunciato la Lega. Va bene così? È uno stato normale? Io non credo. Senta, mi dispiace, Presidente, sono molto arrabbiato per questo, no. Perché poi a pagarne le conseguenze sono i cittadini prima di tutto della mia regione. E se uno vuole fare delle scelte di carattere politico, deve presentarsi con un programma di fronte ai cittadini, avere la maggioranza dei cittadini e farlo. Farlo con ricorsi, ricorsini, invitando magari qualche giudice a qualche convegno, a me non sta bene. A me non sta bene, lo dico con chiarezza. Presidente, non sta bene. Allora, queste le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ieri in diretta, che hanno scatenato sul fronte opposto una serie di reazioni, come è logico che sia, che sentiremo a breve in quella che è invece la replica sia nel merito delle parole di Fedriga che nel merito del ricorso di cui abbiamo parlato nel corso del telegiornale. Perché? Andiamo a recuperare il servizio del nostro TG, se possiamo, se non abbiamo una telefonata in linea, perché è interessante andare a leggere quello che è stato scritto nel ricorso che si legge all'interno di quella che è l'ordinanza del Tribunale di Roma. Perché? Perché nella ricostruzione dei fatti avvenuti secondo i ricorrenti sul territorio nazionale italiano e su quello sloveno sarebbe accaduto questo. La polizia ha sospeso da 5 giorni le riammissioni in Slovenia di migranti sul confine orientale a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha ritenuto illegittimi i respingimenti dell'Italia. Dopo questa ordinanza da parte del Tribunale di Roma, per il momento siamo in questa situazione. Questa che è l'ordinanza che è stata emessa dal Tribunale presieduto dalla giudice dottoressa Silvia Albano, cittadino pakistano di 27 anni che, come dire, nel suo racconto di quello che sarebbe successo tra Slovenia e Italia. Bisogna vedere se effettivamente questa persona poi
è passata proprio per Trieste, fra l'altro, perché qualche dubbio sorge. Gli erano stati sequestrati i telefoni ed erano stati ammanettati, poi caricati su un furgone e portati in una zona collinare, tra parentesi, evidentemente sul confine sloveno, e intimati sotto la minaccia di bastoni di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5, che dopo circa un chilometro erano stati fermati dagli spari della polizia slovena, che li aveva arrestati e caricati su un furgone. Siamo sconcertati di queste dichiarazioni, perché sono di una gravità inaudita, che discostano completamente, fra l'altro, dalle modalità operative di quelle che sono le normali prassi della polizia italiana, insomma. Quindi partiamo dal discorso ammanettati. Allora, ammanettati, a me non risulta che mai nessun immigrato sia stato ammanettato. Spesso non applichiamo neanche appunto dispositivi di sicurezza, perché le manette sono dispositivi di sicurezza. Neanche alle persone arrestate, cioè il criminale arrestato molte volte non sempre viene ammanettato, voglio dire, sotto la minaccia di bastoni. Bene, la polizia italiana non ha bastoni in dotazione, eventualmente potrebbe avere gli sfollagenti, che però onestamente credo anche le immagini che spesso trasmettete anche voi degli immigrati non viene utilizzato. Detto questo, anche gli spari degli eventuali ipotizzati della polizia slovena si sentono, ma quindi io come credo dire che sul confine si non è che insomma no voglio ecco. dire insomma quindi allora questa l'ordinanza del tribunale di Roma. Ora non so se abbiamo delle telefonate in linea, che sentivo squillare il centralino poco fa. Se non le abbiamo, allora andiamo a sentire la replica di Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, è parte del direttivo del ricorrente in questa causa, in cui il ricorrente ha avuto soddisfazione da parte del Tribunale romano, con peraltro la diretta conseguenza, finché non si sa come andrà a finire la vicenda dal punto di vista operativo, che sono state sospese le riammissioni in Slovenia da 5 giorni a questa parte. Ma che viene data di questa ordinanza una versione totalmente distorta, anzi direi proprio falsa. Questa ordinanza non dice che tutte le persone possono entrare in Italia quando vogliono, se vogliono, e arrestarvi. Ripristina solo la legalità dicendo che nel nostro ordinamento costituzionale c'è un diritto di presentare domanda d'asilo, e la persona che si presenta alla frontiera deve poterlo fare, perché il diritto di asilo è un diritto di accesso. Se non posso farlo, non c'è un diritto d'asilo. E quindi semplicemente l'ordinanza ricorda che la riammissione in un altro paese non è mai possibile per un richiedente asilo. Tutto questo a sua volta non vuol dire che la persona deve rimarrà per forza in Italia, e tantomeno che rimarrà in Friuli Venezia Giulia. Vuol dire soltanto che la polizia di frontiera deve, e sottolineo deve, sempre registrare le domande d'asilo, mettere in sicurezza le persone, e poi esiste una procedura di legge per individuare un eventuale paese terzo nel quale trasferire le persone, che non necessariamente il richiedente asilo, che non necessariamente è il paese accanto, perché non è questo che prevede il regolamento Dublino, ed esiste una procedura, o meglio un'organizzazione, per poi redistribuire i richiedenti asilo su tutto il territorio nazionale. Quindi quello che si sta dicendo del contenuto di questa ordinanza è totalmente distorto, è gravemente distorto ed è demagogico. Ecco, c'è scritto anche sul ricorso redatto dall'ASGI che quindi i poliziotti italiani avrebbero anche dei bastoni per alla presenza dei migranti, è così? Questo è quanto ha riferito la persona respinta, e quindi d'altra parte lungo tutta la rotta le violenze sono molto note, direi nel caso della Slovenia e della Croazia sono assolutamente efferate, e quindi le eventuali responsabilità di violenze verranno accertate. E la cosa fondamentale, questa sentenza non è una sentenza penale, non è un'ordinanza, non parliamo di questioni penali, quindi, e di eventuali violenze, parliamo dell'applicazione corretta della norma sul diritto d'asilo. Appunto, l'asilo è un diritto di accesso, non si possono respingere le persone, meno che meno quando lo scopo di questo respingimento, e anche questo è stato dimostrato, è quello di rinviare la persona in un altro paese, che a sua volta viene rinviata in un altro, e l'obiettivo finale è quello di espellere questa persona dall'Unione Europea, cioè impedirgli di presentare domanda addirittura nell'Unione Europea, quindi neanche nel paese accanto, ma
appunto, espello dal territorio dell'Unione. Quindi tutto questo va letto nel quadro attuale della gravità della catena delle riammissioni. Paragoni come il problema fra Francia e Italia o fra Austria e Italia, no? Su come dire, eventuali riammissioni che riguardano a chi tocca il richiedente asilo, se mi posso esprimere in questo modo, no? Non possono essere, hanno un profilo completamente diverso, perché casomai appunto riguarda poca chiarezza rispetto all'applicazione per l'appunto dello stato competente. Qui non parliamo di questo, parliamo del fatto che la domanda non viene presa, e questa è la gravità che viene messa in luce dall'ordinanza. C'è scritto anche l'utilizzo di manette da parte dei poliziotti, addirittura la conta fino a 5 per poi far scappare il migrante verso la Slovenia. Ripeto, questo è l'episodio che viene riferito dalla persona, in tanti altri casi, io ne ho sentiti moltissimi, come dire, non viene riferito, diciamo, di episodi di questo tipo, ma questo non è il piano su cui dobbiamo discutere, perché anche quando la riammissione avviene senza, diciamo così, metodi di questo tipo, che se sono avvenuti sono effettivamente gravi, rimane una violazione. Questo è il piano su cui noi dobbiamo discutere, ripeto, la violazione di legge è chiara, le domande d'asilo devono essere prese dalla Polizia di Frontiera e nient'altro, poi esistono procedure di legge per gestire tutto il resto. Ecco, e poi da ultimo il fatto che anche il migrante ha riferito spari dei poliziotti sloveni una volta che hanno avvalcato nuovo il confine, caricamenti sul furgone, insomma. Ma i rapporti internazionali sulle violenze in Slovenia e soprattutto in Croazia sono enormi e sono schiaccianti, dal primo rapporto di Amnesty International nel 2018 fino agli ultimi più recenti, vuol dire tutte le organizzazioni internazionali, nessuna esclusa, qualcuno mi dica chi non lo dice. Ci sono prove schiaccianti, parliamo di violenze ferate, di torture, di utilizzo della corrente elettrica, di utilizzo di coltelli, di armi da fuoco, cioè parliamo di qualcosa che è incredibile, che stia avvenendo nel territorio dell'Unione Europea. Quindi quando noi rinviamo queste persone, oltre, ripeto, a essere comunque illegale, noi sappiamo che quella sarà la loro sorte e la norma è chiara. Cioè sono vietate tutti gli respingimenti anche a catena, laddove in particolare ci sia il concreto motivo di pensare che la persona sia esposta a trattamenti inumani e degradanti e a rischio di tortura, che è esattamente quello che accade lungo la rotta balcanica. Queste le parole dunque di Gianfranco Schiavone dell'ICS, tra l'altro anche le sue molto molto pesanti nei confronti della polizia slovena e dei metodi, secondo Schiavone, della polizia slovena, di cui poi chiaramente chiederemo ulteriore replica al console sloveno a Trieste, perché come dire, questa intervista, come dire, già da alcuni messaggi che mi stanno arrivando, fa scalpore anche su quel fronte, quindi sentiremo anche la parte slovena, visto che sono state attraverso questo ricorso fatte notare, a detta del migrante, delle violazioni pesanti, stando a queste parole, diciamo così, di quelle che sono le normative, quindi chiederemo anche conto alle autorità slovene. Pronto? Ben trovato, a chi in linea? Pronto, mi sentite? Sì. Sì, buongiorno, sono Virgilio Toso, volevo intervenire brevemente sulle considerazioni fatte prima dal Presidente Fedria, perché credo francamente che sia molto importante, soprattutto quando si ricoprono cariche istituzionali di grande responsabilità, restare sul merito delle questioni. Ora, io non vado a discutere sulla complessità e, come dire, sicuramente la grande problematicità che rappresenta il fenomeno dell'immigrazione, che è un tema, come dire, fra i più come dire, gravi e importanti della nostra epoca, no? Riprendo solo quello che diceva Schiavone prima, che mi consente anche di essere ancora più breve, e cioè che noi abbiamo una situazione che inizia, come dire, nei Balcani, arriva fino a Trieste con effettivamente un percorso di sofferenza e di abuso, diciamo così, proprio dei diritti umani che è straordinario. Sì, però mi scusi, lei dice cose giustissime, però capisce che tradire questo e dire che la polizia insegue i migranti con i bastoni, dicendogli di contare fino a 5, che li porta al confine ammanettati e che poi la polizia slovena spara, è un'altra cosa.
Sì, io non entro nel merito. Allora, no, no, io le faccio vedere la sentenza, non è che le dico cose... Sì, ho visto. Cioè, no, come no, dire, allora, sono cose che, se vere, come dire, sarebbero clamorose. Che dopo in Croazia succeda altro, che in Bosnia succeda altro, no, ma nessuno allora, discute. Sto dicendo, assolutamente, no? Cioè, ho visto la sentenza, quindi se lei mi chiede un commento rispetto alla sentenza, è ovvio che sono d'accordo con lei, no? Se no, invece... ma io non è che sono d'accordo contro... A me non risulta che la polizia agisca così, né quella italiana né quella slovena. Se fosse vero sarebbe più clamoroso della sentenza stessa. No, no, ma non risulta a lei, non risulta a me, c'è però un episodio che viene denunciato. Credo che spetti ad altri accertare se queste cose sono accadute o non sono accadute. Certo. Non a me o a lei e neanche al presidente Fedriga. No, credo che spetti alle autorità competenti di verificare se queste cose sono accadute. Io mi auguro sinceramente che non siano accadute, dico solo che se c'è il dubbio che qualcosa del genere o anche di molto meno, anche come dire di molto meno è accaduto, è corretto approfondire e per, come dire, è corretto fermare, congelare le condizioni per il momento che consentono che questo non accada di nuovo, insomma. Lei dice no? Giustamente anche l'indipendenza di politica e magistratura, no? La separazione dei poteri. Prego? Le dice anche la separazione dei poteri, no? Magistratura e politica, no? Devono restare su due piani diversi. Beh, mi scusi, noi questo io credo che sia un principio, come dire, che ci arriva da Voltaire e che per fortuna ancora esiste e che è quello che fa, come dire, certo. Sì, che il però lo Stato come di diritto ha visto funzioni... anche sull'apertura delle scuole, sia il TAR che la Regione, entrambi sono andati un po' nel campo opposto, diciamo così, no? Di recente. Allora, qua c'è questo è un altro tema però, perché la separazione dei poteri è una questione. Le competenze, diciamo così, concorrenti o meno fra Stato e Regioni è altra questione. No, allora io se chiudo veramente, insomma, lei certo. mi stimola a fare un'ulteriore riflessione. Cioè, io credo che sulla scuola, lei è un giornalista, ha visto no, quello che è successo in questi ultimi giorni qui a Trieste, noi abbiamo dei fenomeni di violenza che sono inediti per questa città, che non dico nascano dal fatto che c'è come dire, un momento di difficoltà presidiale anche dal punto di vista delle agenzie educative come la scuola, no? Però certo che questo non aiuta. Ecco. Certo. Allora io credo che su pandemia, su salute, diciamo così, su salute, su lavoro e su istruzione, credo che questo paese, se non si collabora fra poteri centrali e decentrati, non ce la si fa. Certo. Solo questo dico. Certo, ecco, io credo che quello che deve guidare l'azione di governo a livello regionale e a livello nazionale è il buon senso, il senso di responsabilità e avere ben chiaro di fronte che si lavora per il benessere di tutti i cittadini, perché siamo in una fase che non è una fase normale. Quindi qualunque conflitto di poteri amministrativi in questo caso, okay, che è cosa diversa, che non nasca da ragioni, come dire, oggettive, fondate, è un tipo di conflitto che oggi non dovrebbe esistere, perché bisogna lavorare perché le cose, come dire, si risolvano, perché c'è da garantire un diritto all'istruzione, di garantire un diritto alla salute, ok? E di garantire un diritto alle persone che oggi non riescono a fare la spesa di sopravvivere. Tutto qua. Certo, certo. Grazie, grazie del suo intervento. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.